Ma ci siete anche voi? Scusate, stavo leggendo un fumetto. È un fumetto che ho comprato a Lucca Comics. E gli autori sono il disegnatore Rascal, e colui che praticamente ha scritto questa storia invece è Alcedo Video. Vi lascio qui sotto i contatti per andare a vedere qualcosina di più. Ma comunque ve lo consiglio, vi consiglio ardentemente di acquistarlo. Uno perché è molto bello, parla della storia di Darwin che vuole uccidere tutta quella parte di evoluzione venuta male. Quindi andiamo lì e uccidiamoli. Secondo, poi, se lo acquistate almeno esce anche il secondo numero e aiutiamo questi ragazzi. Comunque, tornando a noi, partiamo un pochino su cosa è successo a Lucca Comics and Games. Da dove iniziare? Lucca per me è sempre qualcosa di emozionante, qualcosa di veramente molto bello. Diciamo che è un'esperienza che ti porta all'interno di una città in cui ritrovi delle passioni che io ho nel cuore, comunque dal disegno, quindi praticamente a incontrare gli autori, i disegnatori, le case che producono comunque manga e fumetti, modellismo, infatti poi vedrete poi negli acquisti cosa sono andato ad acquistare. Prima di tutto vorrei dire che l'organizzazione mi è piaciuta veramente un sacco. Questo perché ho visto parecchio controllo, parecchia sicurezza, ma soprattutto, anche se c'erano 80.000 persone, soprattutto mi sembra la domenica, che praticamente andavo tutto in sold out, le file erano agibili, cioè riuscivi, anche se c'erano 200 persone in fila, riuscivi a entrare in pochi minuti. Soprattutto il Games mi ha fatto veramente una bella. Cioè, sono felice del fatto che sono entrato al Games senza fare fila, una cosa che 2 anni fa non ci avrei mai creduto. Quindi devo dire che secondo me questo Lucca Comics a pieni voti ha passato veramente l'esame. Poi certo, sicuramente a me non è successo niente, sicuramente ad altre persone sarà successo qualcosa, magari hanno avuto degli intoppi, dei problemi, però per quanto mi riguarda me io l'ho vissuta veramente molto bene. L'ho vissuta anche bene grazie comunque agli incontri che ho fatto. Ho incontrato Alcedo, di Alcedo Video, Simone, e che ringrazio veramente tanto per il fatto che mi ha dato la possibilità di leggere una sua storia. E infatti, come avete visto all'inizio, ho acquistato il suo fumetto, disegnato da Rascal. Comunque, o a fine video o nella descrizione vi metto comunque tutti quanti i link. Questa storia mi è piaciuta veramente tanto, anche perché incarna proprio, secondo me, l'idea di Simone, di Alcedo. Quindi vi consiglio di andare a vedere comunque i suoi video all'interno, del suo canale, anche perché farà, un grandissimo resoconto di Lucca Comics and Games, quindi se siete interessati a conoscere un pochino pure il retroscena o comunque il fatto che lui insulti i cosplay, andatelo a vedere. E poi ho conosciuto un altro youtuber che è Viva l'Albe, con cui ho passato una serata fantastica. Mi sono ammazzato da ridere in modo proprio pauroso. Lui su YouTube fa, secondo me, dei video geniali. E fa dei video molto corti, quindi vi basta poco per vederli. Però ve ne consiglio uno. È l'ultimo video che hanno caricato, è quello sulla signora in giallo. Vi fa ammazzare da ridere. Quindi anche di lui vi consiglio di andare a vedere il canale, che comunque o a fine video o comunque qui sempre in descrizione vi metto il contatto. Ma passiamo a una seconda parte di Lucca Comics, che è quella dei cosplay. Quest'anno sarà che comunque io sono stato molto all'interno degli stand, ho girato molto, però non ho visto tantissimi cosplay che mi hanno fatto impazzire. Tante Harley Quinn che ce le fa? Ogni anno c'è sta comunque il personaggio di punta che chiunque fa. Ci si può fare niente. Però ce ne sono stati altri invece veramente, veramente molto belli, che vanno per esempio da One Punch Man per esempio a quanto riguarda tutta quanta la saga dello Hobbit. Per esempio ho visto in giro anche un cosplay stupendo che è quello di Cappuccetto Rosso, che andava in giro con un cane lupo, che era qualcosa di bellissimo. Comunque qualche foto sta andando in giro qui sul video. E un altro argomento di cui volevo parlare
anche se molto velocemente, sono gli stand. Una cosa che mi è piaciuta è il fatto che hanno allargato gli stand, sia quello a Piazza Napoleone che quello del Games. E secondo me il fatto che tutti quanti gli youtuber siano stati spostati fuori ne ha risentito molto bene la fiera, perché non c'era quella calca che invece ci stava nei scorsi anni. Questa cosa mi è piaciuta molto, anche perché riuscivi a fermarti, anche se c'era comunque casino, però per esempio nel Games non c'è avuto quel problema di calca ferma che sostava lì per ore e tu praticamente non potevi entrare perché con tanta gente le file comunque venivano dilazionate e bloccate. Ed ora forse è la parte che vi interessa di più: tutti quanti i miei acquisti. Devo dire che ero partito